La protagonista di Arianna è all'interno di un discorso con se stesso, dice: la cui storia della versione ormai diventata canonica era ben nota a tutti i lettori di Goethe. Arianna, figlia del re Minosse, scappa dalla natia Creta con Teseo, dopo averlo aiutato ad uscire dal labirinto di Cnosso, porgendogli il filo del suo gomitolo. Ma l'eroe ateniese l'abbandona nell'isola di Nasso. Fugge silenziosamente con la sua nave mentre la principessa si è addormentata sulla spiaggia. Al suo risveglio, Arianna troverà il dio Dioniso, l'altro evidentemente, pronto a sposarla e a consolarla della sua disperazione con la promessa di una vita impareggiabile. Questa era la versione più nota del mito, consacrata dalla letteratura, dalla pittura, dalla musica. Goethe riprende la storia tradizionale di Arianna, ammiccando ancora una volta alla memoria degli antichi poeti erotici. C'è nei suoi versi il ricordo di Properzio, che nella terza elegia del primo libro paragonava il sonno di Cinzia a quello di Arianna, altra abbandonata nella storia del mito greco, abbandonata sulla spiaggia di Nasso, mentre la nave di Teseo svaniva all'orizzonte. Ma c'è anche il ricordo di quella serie infinita di immagini pittoriche che fin dall'antichità tramandavano, ripetendolo all'infinito, il sonno di Arianna, declinando in mille pose l'immagine della giovane fanciulla inconsapevole, con gli occhi chiusi, davanti al destino del suo abbandono. E c'è forse, infine, la suggestione di molti quadri in cui la seducente pittrice Angelica Kaufmann, complice intelligente e intima amica di Goethe, nei giorni romani immortalò l'Arianna dormiente. E concludo. Ma Goethe imprime alla favola antica una geniale variazione, con un'imprevedibile torsione del mito.